Antifascismo e Resistenza, stabilizzati i contributi destinati agli istituti che promuovono lo studio e la conservazione della memoria relativa al secondo conflitto mondiale. Art Bonus, aumentano le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano donazioni per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e della cultura in Toscana. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza con 26 voti favorevoli la proposta di legge che fa diventare stabili i finanziamenti agli istituti che promuovono la conservazione dei valori dell'antifascismo e della resistenza. La proposta è stata approvata a maggioranza con il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia. Ma è stata una legislatura in cui noi abbiamo voluto dire con chiarezza che la Toscana è una regione antifascista, lo abbiamo fatto subito nel 2022 con la modifica dello statuto, facendo diventare l'antifascismo uno dei principi dell'ordinamento regionale. Lo abbiamo ripetuto nei finanziamenti anche con i risparmi dei costi della politica, lo abbiamo fatto con la visita del presidente Mattarella in una dei luoghi delle stragi più efferate del nazifascismo in Toscana, Civitella Valdichiana, e lo facciamo ora, lo facciamo con questa norma con cui finanziamo per 570.000 euro il lavoro degli istituti storici della Resistenza. Come c'è nata questa idea di finanziare di più? È in linea con tutto questo lavoro, ma le parole del presidente Mattarella ci hanno guidato. Il presidente Mattarella ha detto: non c'è futuro senza memoria, e quindi conoscere quello che è accaduto per cercare di non farlo accadere più. E in un tempo in cui anche in Europa stanno crescendo i totalitarismi, allora i regimi autocratici, al compito nostro è quello di mantenere alto, perché il simbolo della nostra regione è il Pegaso alato. In quel Pegaso alato ci stava il simbolo del Comitato di Liberazione Toscano, e la Toscana ha scelto sempre qual è la parte giusta della storia da cui stare. Allora, nostro compito è stato quello di portare in approvazione una legge come questa, e sono felice che sia stata votata oltre la maggioranza anche da altre forze politiche. È il segno che la strada è quella giusta. Sicuramente sì, siamo negli 80 anni dalla liberazione, e credo che cogliere questo momento per strutturare le risorse da dare agli istituti storici della Resistenza sia un atto doveroso, soprattutto da parte di un ente, la Regione, che ha nel proprio statuto l'antifascismo. Ebbene, in Toscana gli istituti storici della Resistenza, sia quello regionale che quelli provinciali, sono i custodi di questi valori, sono i custodi di tutta la documentazione che ricorda quei momenti, sono quelli che fanno ricerca, sono quelli che promuovono, oltre che custodire, la cultura dell'antifascismo, la cultura della pace, la cultura della non violenza, la cultura della solidarietà. Ecco perché abbiamo presentato questa proposta di legge, cogliendo anche l'occasione che già nella variazione di bilancio queste risorse erano state messe a disposizione per 3 anni, e noi abbiamo pensato invece che debbano essere strutturate proprio per favorire e consentire, cioè, una migliore programmazione del lavoro da parte degli istituti. Questa legge che noi abbiamo promosso è stata sottoscritta anche dai 5 Stelle e anche da Italia Viva. Ho visto che di fatto poi nessuno ha votato contro, anche se ci sono state delle non partecipazioni al voto e delle astensioni da parte della minoranza. Quindi credo una bella pagina che stamattina è stata scritta, anche con l'approvazione di un ordine del giorno, in questo caso presentato da una parte della minoranza, che richiede un impegno per valutare la possibilità di dotare l'Istituto Storico Regionale di una sede più idonea di quella che ha. Quindi una bella pagina della politica, molto coerente con la nostra storia e molto coerente con i valori che noi vogliamo anche proiettare nel futuro, soprattutto alle nuove generazioni. Ma senza discutere minimamente il merito e il valore storico della Resistenza, abbiamo espresso un voto del non voto in riferimento al metodo.
della questione. Avevamo letto anche noi di Vannino Chiti questo luglio che incentivava la Regione Toscana a rifinanziare le iniziative dell'Istituto Storico della Resistenza. Beh, noi riteniamo, visto che è stato fatto anche un mese dal bilancio, francamente, che questo tipo di impostazione potesse essere discussa all'interno di una più vasta richiesta di risorse, viste quelle stanziate in questo caso, per ben altre attività e promozioni culturali, cioè oltre a questa ovviamente. Chiaramente ci sono degli orecchi dai quali non si ascolta e quindi noi conseguentemente siamo stati sul non voto. Non c'è un distinguo politico particolare? Ma assolutamente, sarà difficile pensare che su questi argomenti si possa fare non soltanto polemica ma, come qualcuno vorrebbe, campagna elettorale. Il voto d'astensione è motivato dal fatto che non c'è metodo su questo finanziamento che è stato dato e soprattutto dobbiamo capire anche dove andranno a finire questi soldi e appunto in che modo. Noi abbiamo proposto un ordine del giorno perché crediamo che il valore storico, culturale di quello che rappresentano gli istituti storici della Resistenza, in particolare l'Istituto Storico della Resistenza Toscano e dell'età contemporanea, perché così si chiama, perché ci sono anche delle importanti valutazioni e approfondimenti da fare su quello che rappresentano per esempio gli anni di piombo e tutto il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Però noi crediamo sostanzialmente che questi istituti innanzitutto debbano poter vivere, perché sono dei punti importantissimi di ricerca, di studio per i nostri studenti che vengono anche da tutta Italia a preparare i loro esami, le loro tesi anche nei nostri istituti appunto della Resistenza e dell'età contemporanea. In particolare quello di Firenze purtroppo è in una condizione dove da anni sappiamo che dovrebbe cambiare ubicazione, perché questi testi, questi volumi importantissimi sono a rischio e quindi magari si spendono tanti soldi per dover garantire la sicurezza magari antincendio, alluvione, o metterli in condizioni di poter essere manutenuti adeguatamente. Quindi per questo l'ordine del giorno che abbiamo presentato e che è stato votato dal Consiglio Comunale e dal Consiglio Regionale è stato da noi presentato, e sul voto finale ci asteniamo perché noi non vogliamo fare, non l'abbiamo buttata sui vari revisionismi storici che ci sono sulla Resistenza, perché non crediamo che questo sia il momento. Crediamo che la Resistenza sia un valore di tutti e che non debba essere tirata da una parte o un'altra. Il 25 aprile nelle piazze ci deve essere solo una bandiera, che è quella della patria, quella dello Stato italiano, il tricolore. Non c'è nessun distinguo politico particolare? No, su questo atto assolutamente no, anzi c'è una unità di intenti, il voto d'astensione chiaramente spinge in questo senso, però vorremmo magari anche essere noi invitati ad alcune celebrazioni quando gli istituti storici della Resistenza fanno le celebrazioni. Non sono solo di parte alcuni temi, riguardano tutti, sono universali e riguardano il nostro paese nel loro complesso, al di là di quelli che poi sono stati i revisionismi che purtroppo hanno portato una parte politica a volersene appropriare. Questo secondo noi è un errore che non può essere accettato. Questo è un impegno morale che io personalmente per primo, va detta la verità, ho assunto. Poi mi fa piacere che anche i colleghi del Partito Democratico lo abbiano assunto, abbiano firmato la legge, io ho firmato il loro testo, perché era corretto strutturare in termini finanziari un finanziamento che desse solidità economica all'Istituto della Resistenza e soprattutto favorisse la divulgazione di valori, la conoscenza, la relazione con le nuove generazioni. La Resistenza è un valore costituzionale, è un valore statutario della Regione Toscana. Passano gli anni, sono 80 anni e si rischia altrimenti che con il tempo quello sforzo, quella dimensione valoriale possa essere persa o si possa affievolire. Serve ricordare, serve sviluppare una conoscenza, serve anche vedere l'evoluzione di quello che è successo negli anni successivi, serve attualizzare quell'esperienza, quindi servono delle risorse certe e costanti che oggi il Consiglio regionale, va detto, a larga maggioranza ha poi sostenuto e votato. E questa è una notizia bella per la Toscana e per i valori della Resistenza. Aumentano le agevolazioni tariffarie per chi effettua donazioni per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e della cultura popolare della Toscana.
La proposta di legge è stata approvata all'unanimità. Le novità riguardano l'innalzamento del credito d'imposta sull'IRAP dal 40 al 60%, ampliata inoltre la platea dei beneficiari, inserendo fra questi gli studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio e i progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica. Allora, è una riforma della legge sull'Arbonus che è nata in seno agli Stati Generali e poi ha incrociato una proposta di modifica proposta da una PDL a prima firma del collega Anselmi e poi mia, che ha portato a un testo unificato, cioè a un bel gruppo di lavoro tecnico-politico che ha incrociato le proposte di legge della Giunta e del Consiglio e ha portato a questa riforma della norma regionale sull'Arbonus. Devo dire che questo vantaggio fiscale collegato agli investimenti in campo culturale aveva già riscosso un certo successo ed è una norma ben congegnata. Con queste modifiche si vorrebbe consentire una migliore fruizione dei denari messi a disposizione dei contribuenti che vogliano usufruire di questo vantaggio sostenendo progetti culturali attraverso dei meccanismi che lo rendano più vantaggioso rispetto anche al solo finanziamento con Arbonus nazionale, perché la nostra legge prevede di concedere il beneficio sia a chi ha ottenuto anche il beneficio nazionale sia a chi autonomamente chiede solo il beneficio regionale. Questi due rami della legge erano tra loro non comunicanti. Con questa proposta rendiamo comunicanti due capitoli di spesa in modo che se se ne esaurisce uno si possa passare le risorse a finanziare l'altro e si innalza la percentuale del vantaggio fiscale al 60%. Poi ci sono delle novità invece di contenuto che riguardano sia i progetti finanziabili con Arbonus, si è aggiunto tutto il tema della progettualità legata al paesaggio, sì, abbiamo recepito un indirizzo del Consiglio che chiedeva di inserire tra i progetti culturali finanziabili quelli inerenti il tema delle rievocazioni storiche. Con questi meccanismi di miglioramento che sono stati possibili appunto perché ci ha lavorato chi allora fu relatore della legge, cioè il collega Anselmi, abbiamo secondo noi consegnato nell'ambito degli Stati Generali della Cultura ai nostri cittadini e cittadine toscani un bel vantaggio e devo dire anche agli operatori culturali l'occasione di ottenere delle risorse per finanziare la cultura che sempre di più per noi è da considerarsi un motore di sviluppo, un elemento strategico della nostra programmazione regionale e non un centro di costo per una cosa bella, bellissima, ma che si fa solo quando le risorse avanzano. Con questa legge noi continuiamo a mandare un messaggio chiaro: investire in cultura vuol dire investire in lavoro, investire in sviluppo del territorio e generare poi anche un indotto che è quello dei visitatori che vengono a vedere le nostre meraviglie. Sì, una normativa necessaria per migliorare, per agevolare i finanziamenti a favore delle esperienze artistiche e culturali, un'iniziativa che nasce dalla Commissione della quale anch'io faccio parte, un lavoro capillare che migliora e rende più concreto il sostegno a iniziative culturali e artistiche. È una norma che va nella direzione corretta, che anche noi come Partito d'Italia Viva abbiamo sostenuto e voluto condividere con i nostri alleati di governo, soprattutto per migliorare quello che è l'opportunità di un finanziamento diretto o indiretto a favore di tutte quelle iniziative di carattere culturale e artistico molto presenti nell'ambito della nostra regione toscana. Sì, c'è un giudizio positivo perché ci abbiamo lavorato facendo parte io e la collega Elena Rosignoli del Comitato delle Rievocazioni Storiche della Regione Toscana come consiglieri regionali. Abbiamo lavorato e abbiamo portato una mozione in Consiglio regionale che fu votata all'unanimità e che oggi viene integrata in questa modifica alla legge regionale. Quindi si passa dal 40 al 60% di detrazione fiscale. Crediamo che sia un grande stimolo per cui sia i privati che le aziende possono finanziare con appunto delle cifre le rievocazioni storiche lo possono portare in detrazione con un'erogazione liberale. Presentata a Palazzo del Pegaso la 53esima edizione della mostra mercato del Tartufo Bianco di San Miniato. La manifestazione, che parte il 16 novembre e procede per 3 weekend, è organizzata da Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune.
e lo scorso anno ha registrato circa 60.000 presenze. Allora, quest'anno intanto io sono stata nominata dal sindaco di San Miniato poco più di un mese fa e quindi diciamo che la mostra ricalcherà un po' quello che è stato nelle scorse edizioni, che comunque sia grazie all'ottimo lavoro fatto appunto dalla fondazione, dall'amministrazione comunale, anche dal consiglio di amministrazione di cui facevo già parte appunto della Fondazione San Miniato Promozione. Ultimamente siamo arrivati ad avere numeri come pre-Covid, quindi siamo molto felici di questo. Già erano migliorate le ultime edizioni rispetto alle precedenti, vero è che siamo già al lavoro per il 2025, dove porteremo grandi novità. Quest'anno le novità sono dei miglioramenti per quanto riguarda le navette, le abbiamo aumentato anche l'orario dove appunto questi bus navetta porteranno nel centro storico gli avventori. Inoltre abbiamo anche dotato di POS la biglietteria, aumentato vari servizi, ecco, quindi diciamo queste sono le migliorie. Poi ci sono delle importanti novità, diciamo la novità più bella è quella che da aprile San Miniato ha un museo del tartufo, il MUTART, il museo delle colline samminiatesi, che sarà al centro della mostra di questa 53esima edizione. Inoltre è un anno molto importante perché ricorre un importante anniversario. Nel 1954 fu ritrovato nella frazione di Balconivisi il tartufo più grande del mondo dal tartufaglio Arturo Gallerini, detto Bego, e che questa sarà un'importantissima ricorrenza che celebreremo all'interno della mostra.